Un altro testimone d'accusa è uno dei personaggi più controversi e popolari del calcio italiano, l'allenatore Zeman, acerrimo nemico di Moggi già dai tempi del doping nel calcio. Io ho allenato in pace fino al 1998, dove non c'avevo disturbo, dove allenavo, dove ero anche considerato tra i migliori allenatori non solo in Italia ma in Europa. Dopo 98 che ero a Roma, poi ho finito praticamente a allenare grazie alle mie dichiarazioni sui farmaci e su... Poi sono andato a Napoli dopo 6-7 giornate sono stato esonerato. A parte che sono stato esonerato sesta settima giornata dopo un pareggio a Perugia. Per la presidenza del Napoli, Corbelli Ferrarino, un inizio di stagione quanto mai difficile. Zeman deve invertire la rotta contro un Perugia in forma smagliante, reduce da due vittorie consecutive. Siamo al 18esimo, Jankulowski per Bellucci, il destro, palo. La palla rientra su Nicola Amoruso e Napoli in vantaggio, prima rete in campionato per Amoruso. Andiamo a rivedere il gol del Napoli, il palo, il diagonale di Bellucci, poi la sponda finale di Amoruso e la rete. Chissà quali pensieri di Zeman. Noi abbiamo fatto una grande partita, vinciamo 1-0, poi ci è stato assegnato contro un rigore che non esisteva. Al 26esimo intervento in scivolata dell'argentino Guinazzu, perde l'equilibrio di Vicino, l'azione prosegue in area, il contrasto di Vicino Buchi viene punito dall'arbitro Messina con il rigore, proteste veementi del Napoli, episodio da Moviola, poi il pareggio lo firma Materazzi al suo terzo centro in campionato, esulta Cosmi. Alla fine della partita in televisione sono stato esonerato da signor Corbelli in televisione. Ferlaino da subito voleva sostituire l'allenatore Zeman già alla seconda partita, dopo aver perso 5-2, mi sembra, in casa col Bologna. Ci fu una riunione quella sera stessa per l'esonero di Zeman, al quale io mi opposi perché mi sembrava troppo presto e perché dopo due partite non ritenevo ci fossero le condizioni. Io riuscii a fermare quell'esonero e poi andammo a fare una brutta partita a Perugia. E quella sera dopo Perugia, sia io che Filippo Fusco abbassammo la guardia e Zeman fu esonerato. Poi Ferlaino, ripeto, ha dichiarato che Zeman è andato a Napoli per farlo rovinare. Penso che io perché sono Non... andato a Napoli con permesso di Moggi. Ha detto che lei era stato fatto assumere al Napoli da Moggi proprio perché poi doveva essere esonerato, è così. Questa è la Ma perché ricostruzione. me lo dice a me? Io ci ho detto le parole di Presidente Ferlaino sui giornali. Cioè era stata preordinata questa assunzione al suo Avvocato, non conferma? insista, dice così, gliel'hanno saputo, gliel'hanno riferito. No, dice... Ferlaino l'avrebbe detto sul giornale e non insistiamo sul punto. Andiamo avanti. Senta, No, ma un'altra insistiamo perché è precisazione. importante. Sì, ma non Cioè, insistiamo perché abbiamo per me è acclarato ormai. importante perché una Sì, è importante, però accusa. abbiamo acclarato che lei lo ha saputo dal giornale che lo aveva detto Ferlaino. Quanti punti aveva fatto fino a quel momento? Forse quattro. Ah, allora glielo dico io, che ho una memoria un po' più fresca della sua. Lei aveva fatto fino a quel momento un punto. Ricorda? Su cinque partite ne aveva fatto un punto e ne aveva perse quattro. È così? Non me la ricordo Non così. lo Non me la ricordo. ricordo così perché Eh? non eravamo ultimi, quello mi Eh? ricordo. Vabbè, Non ci eravamo sono gli ultimi, quindi almanacchi che non c'è. parlano. Io purtroppo non l'ho portato Non perché c'è. sennò io avrei contestato. Vabbè, ma comunque non c'è problema. Un punto. Quindi praticamente lei in sei partite aveva fatto due punti perché il secondo punto era quello di Perugia. Può essere, ma no. Può essere. Cioè, dico, perché lei si è meravigliato No, dell'esonero? ancora. No, mi spiego, faccia finire. Oh. Perché lei si è meravigliato dell'esonero? Voglio dire, Perché? non è la prima volta che una squadra di calcio come il Napoli, che veniva, mi faccia finire, che veniva dalla Serie B, ritornava in Serie A, aveva speso, voglio dire,
parecchi soldini, fra virgolette, per fare una squadra, voglio dire, ideale, e dopo 6 giornate si ritrova con 2 punti. Credo che lei, che è allenatore, quindi è un addetto ai lavori, sa benissimo che è il minimo. Sì, no, no. No, no, che stai... Avanti, c'è qual è la domanda, avvocato. L'avvocato vuole sapere, lei non si è prospettata. Domanda mia specifica, perché lei si è meravigliato di essere stato esonerato? Anche perché quella partita col Perugia, voglio dire, è stata una partitaccia, cioè, Perugia meritava di fare 25 gol, voglio dire. Perché si è meravigliato? Allora, la domanda mia è questa, perché si è meravigliato di essere stato esonerato? Punto. A parte che a Perugia abbiamo dominato noi, quindi 25 gol semmai li potevamo fare noi. Comunque il discorso anche lì, Napoli ha fatto grosse spese. È anche vero, però hanno fatto spese tipo 16 miliardi per un giocatore che ne valeva 2. Io non facevo consulente di mercato, c'era altra gente. Allora, e già su quello si dovrebbe interrogare uno. L'ultima domanda. Il discorso continua a dire che non era affatto sportivo esonero mio. Il signor Moggi non voleva che mi assumevano le squadre tipo Bologna, tipo Palermo. E quindi... non ho trovato poi sistemazione giusta. Io penso che il presidente Calzone l'ha dichiarato. Mi ricordo che avevamo dei problemi di allenatore, allora un'idea che mi era venuta in mente, anche perché, come si sa, il calcio è una questione anche sia tecnica che mediatica, io mi ero orientato e telefonai a Zeman. E con questa voce slava, che mi divertiva perché aveva un linguaggio abbastanza colorito, mi disse che sarebbe stato disponibile, mi chiese di certi giocatori di qua di là. Allora, sapendo che c'era questo diciamo clima non positivo fra Zeman e la Juventus, chiesi a Giraudo, dico: Antonio, cosa ne pensi, anche per non fare uno sgarbo, dato che bene o male la Juventus è comunque uno dei club più... era ed è uno dei club più importanti del calcio mondiale, certamente in termini tifosi, e lui mi rispose, mi dice: proprio necessario, dal che capii che non era il caso di farlo, perché sarebbe stato comunque, come dire, considerato un'azione di sgarbo, perlomeno questo è quello che penso io, ma non credo di sbagliarmi. Ma penso che anche a Lecce, quando sono andato quell'anno, l'avvocato Moroni è stato richiamato da, penso, signor Giraudo, almeno così mi ricordo. Cosa sa? Hanno detto che hanno litigato, nel senso che hanno rimproverato alla società Lecce di aver assunto Zeman come allenatore, che non lo dovevano fare. Sentami, può dire quante volte lei è stato esonerato dalle squadre in cui lei ha militato? Io ho avuto un esonero vero. Un esonero? Le altre erano tutte procurate da altre cose. No, io le ho detto, quante volte lei mi deve rispondere alla mia domanda, che poi erano procurate altre cose, è una, allora, è una sua interpretazione. Io le sto dicendo, quante volte lei è stato esonerato nelle squadre in cui ha militato? Un esonero. Qual era questo esonero? La Lazio nel 96. Un esonero, vabbè. Quanti esoneri ha subito nella sua carriera? Esoneri, poi i motivi li vediamo dopo, mi deve dire gli esoneri. Ma già ha risposto uno, Lazio. Non la sente. Eh? Non sente. Però lei è un po' contraddittorio, perché dice che l'ha esonerata pure il Napoli, poi dice solo il Lazio. E per me non è esonero. Questo. E perché? Che cos'è quello del Napoli? Vabbè, si lasciamo per quello che abbiamo detto finora. Vabbè, sia pure che sia un esonero, secondo lei illecito, sempre esonero. Sia leciti che illeciti, vogliono sapere quanti esoneri ha avuto. Vabbè, uno normale, due. Normale sarebbe Lazio. Uno normale Lazio e 3 illeciti. 3 illeciti, quali sono questi illeciti? Napoli, Salerno, Lecce. Napoli, Salerno, Lecce. Ha fatto, visto che li definisce illeciti, ha fatto azioni, ricorsi, contro questi esoneri, dico. Vuole sapere l'avvocato se lei si è opposto a queste ingiustizie? No, le devo subire. Io... a memoria mia personale, facendo qualche scarabocchio sui miei documenti, mi ricordo qualcosa in più. Allora le volevo chiedere, lei è stato esonerato dalla Stella Rossa nel 2007? No, me ne sono andato io.
Vabbè. Sono dimissioni, che è diverso. Se n'è andato per quale motivo? Non ho capito. I risultati perché erano buoni? I risultati della squadra erano buoni? No, era la guida. Perfetto, grazie. Ero troppo professionista per loro. Vabbè, che lei è il migliore del mondo l'abbiamo già capito. Così hanno detto loro, non l'ho detto io. Senta, è stato pure esonerato dall'Avellino, che ha mandato in C? No, sbaglio. Dall'Avellino no. Cioè l'Avellino è stato retrocesso in C con lei allenatore? Sì. E dopo non l'ha più allenato? Ma anche lì se seguite... No, risponda solo sì o no, poi allora andiamo avanti. Le no, perché ci faccio una precisazione. Io sono retrocesso, lei l'unica... Sì, ma no, non è stato esonerato. No, ce lo spiego meglio. Io sono stato retrocesso una volta nella vita mia con Avellino. Se vedete un film dove parla qualcuno, dice... Mi hanno chiamato, se ti esoneravo mi salvavo. Stranamente da parte vostra è arrivata la telefonata. Non ho capito niente, veramente Zema. Allora questa volta spieghi meglio. È stato esonerato sì o no? Io rappresento l'avvocatura. Non sono stato esonerato, sono retrocesso. E l'anno dopo? No, non c'entra niente, però retrocessione dall'Avellino non era retrocessione sul campo, ma era sempre del sistema. Presidente, mi scusi, però... L'anno successivo... È importante. Scusi, Zema. È importante. La mia domanda tende solo... Cioè, non mi interessa, l'esplicazione può dare... Il problema è, esonerato o dimesso? Stella Rossa, lei è stato esonerato dal Napoli. È stato esonerato al Fenerbahce. Lei in tre mesi ha fatto un solo punto. Allora un momento, Fenerbahce. Squadra turca. No, deve fare allora, il momento. Però, mi può fermo. Fenerbahce. Mi può fare rispondere su Fenerbahce. Allora sentiamo a uno, avvocato, gliele deve contestare. Presidente, Fenerbahce. Ha detto un esonero, il migliore Fenerbahce. Non ha più è una squadra di dove? Fenerbahce. Fenerbahce, presidente, mi voleva fare contratto per altri 5 anni. Sì, è stato esonerato. Me ne sono andato. No, ci ma ho lasciato pure. Ha fatto un punto. Ci ho lasciato. A Fenerbahce. È così si è scritto. A Fenerbahce, io ho perso solo con Galatasaray. Vabbè. Una partita. E perché se n'è andato? È stato esonerato anche dalla Salernitana. Se n'è andato, è stato esonerato. È stato esonerato anche dal Brescia. Anche è questo... stato esonerato, se n'è andato anche dal Brescia. Avvocato, no. Ma... Sì, la cross examination è questa. No, sì, è vero allora, che la cross examination. Ma io non sto facendo io sto elencando delle squadre. Presidente, no, mi scusi. No, avvocato, non deve alzare la voce. Corretto. Caro no, pubblico ministero. No, non deve alzare la voce. Ha detto, sono stato esonerato una volta sola. E non ha solo adesso ha più in casa. No, presidente, no, avvocato, lei non deve gridare. Perfetto. Non può. Allora, dicono che grida il giudice. Non è vero. Allora adesso a 1-1, dopo Fenerbahce, che cosa gli è contesta allora, che è stato esonerato? Allora, io mi accaloro perché il test qualche minuto fa ha detto che ha avuto un solo esonero. Vabbè, però lui ha spiegato. Mi scusi. Lui considera un solo esonero. Però mi scusi. Nella sua personale visione. Accusa il mio cliente, Moggi e la Juventus, che dopo il 1998 con il loro ostracismo non gli hanno fatto avere mai un incarico e io le sto elencando 10 squadre e 10 incarichi che ha avuto e allora ecco perché mi accaloro e già vorrei anche che il pubblico ministero non dicesse che io urlo, io sto elencando con voce forte però delle avvocato squadre. Già ha spiegato che non è vero che non ha avuto incarichi, lui ritiene nella sua personale opinione che non erano adeguati alle sue capacità professionali. Andiamo avanti. Non è che ha detto che non ha avuto, ha detto che li ha avuti, però non erano adeguati alla sua capacità professionale, che è di livello elevatissimo. Presidente, scusi. Allora, scusi, a questo punto voglio, abbiamo Moggi, capito. Moggi impediva a Florentino Perez e a tutti i presidenti d'Europa di prendere Zeman. No, mi scusi. Vabbè, non ha detto cioè, questo. Perché se lui aveva tutta questa grande arte. Non credo che noi potevamo condizionare vabbè, anche comunque, i presidenti insomma, di tutta Europa, ma del Chelsea, ma lui Barcellona, ha spiegato, andiamo ma infatti avanti. Prima del 98 sono venuti vabbè, a cercare. Perfetto, ci sono, Presidente, su questo punto direi di non insistere più, sì, abbiamo capito. Va bene, voglio solo completare l'elenco, è stato esonerato anche dal Brescia e dal Lecce, non ho altre domande, grazie. Dal Brescia lei è stato esonerato? Dal Brescia no, ha sbagliato.
Lei se non è informato non può. E allora che è successo con il Brescia? Risponda. Niente, sono stato chiamato per ultime 9-10 giornate, ho finito le 10 giornate, che poi non siamo andati in Serie A, è un'altra cosa. Però non sono stato esonerato. Non è un esonero. È stato retrocesso e per l'anno non è stato rinnovato. Ma questo lo dimostriamo documentalmente. Non è stato retrocesso, che dici? Ma se non è informato non può parlare. Non ha raggiunto l'obiettivo. È l'obiettivo, tutti vogliono vincere. Vince solo la Juventus. Quanti titoli ha vinto lei fra campionato e coppe, fra l'Italia e l'estero? Zero titoli. Va bene, grazie. Non ho altre domande. Sempre zero titoli, come dice sempre Mourinho. Grazie al sistema. Ma per favore. Che Zema venga a dire che io l'ho fatto andare al Napoli per rovinarlo, mi dovrebbe pure ringraziare, perché ha preso 5 miliardi netti. 5 miliardi netti per un anno. Io non c'entro niente in questo affare qui, ma se fosse vero quello che in pratica ha detto Zema, mi dovrebbe solo ringraziare. Il problema è che Zema ha detto tante cose. Ha detto che è il migliore d'Europa, ma lo dice solo lui. Ha detto che non è stato mai esonerato, ma è stato esonerato tante volte. Quindi ha detto un sacco di cose false, tant'è che io chiederò ai miei avvocati di denunciarlo per calunnia. E passo adesso a dirle quello che in pratica, a contestare quello che ha detto Zema, perché lui ha detto esattamente che dal 1998 non l'ho più allenato. Falso. Dunque parte dal 1997 ed è esonerato dalla Lazio, che 2 anni dopo vince lo scudetto. Nel 97-99, dopo il 5º posto, non rinnova con la Roma e anche qui arriva Capello e vince lo scudetto. Va al Napoli nel 2001, dove viene esonerato dopo aver fatto 2 punti su 12 che ne aveva a disposizione. Perché? Perché questo non sa allenare, così come parla fa in campo. È lento nel parlare, è impacciato e i giocatori non lo capiscono mai. Per cui non deve venire a dare la responsabilità a me. Nel 2003 esonerato dalla Salernitana. Nel 2004 retrocede in C1 con l'Avellino, penultimo con 37 punti. Nel 2005-2006, dopo 10 sconfitte su 18 partite, dico 10 sconfitte su 18 partite, viene esonerato dal Lecce. Nel 2006 alla fine viene ingaggiato dal Brescia a 11 partite dalla fine con un contratto di 2 anni. E il Brescia era 5º in classifica, chiude al 10º posto, perdendo 7 partite, pareggiandone 2 e perdendone 2. Quindi dal 5º posto è arrivato al 10º. Nel 2008, dopo 3 partite, viene esonerato dalla Stella Rossa di Belgrado. Anche in Jugoslavia evidentemente c'era il sistema Moggi, quello che fa tanto piacere a tutti quanti. Invece il sistema Moggi non esiste, perché io tutte queste cose le respingo e non le ho fatte.